Buonasera e bentrovati al telegiornale di TVL. Andiamo dunque a ripercorrere le principali notizie di questa giornata con i nostri titoli. Con l'avvio dei lavori a San Lorenzo, due locali hanno annunciato di voler lasciare la piazza. Tra gli altri c'è chi si lamenta per un calo di lavoro che alimenta l'incertezza nel futuro. È il caso dell'unico bar presente. Presentato l'annuale rapporto di Legambiente sulla qualità dell'aria, a Pistoia nel 2023 sono stati 9 gli sforamenti del livello di polveri sottili nell'aria, 28 invece a Montale. Anche a Quarrata si è tenuta una iniziativa a favore della pace, Associazioni Unite per una giornata di mobilitazione per il cessate il fuoco in Palestina. Dall'8 marzo al 5 maggio si svolgerà a Pistoia la 68esima edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo. La giuria letteraria ha annunciato la terzina del Premio Ceppo Racconto e Premio Ceppo per l'infanzia e adolescenza. Una domenica fondamentale per le principali squadre pistoiesi. Nel basket di Serie A, la Estra ospita Tortona in una sfida che potrebbe valere in chiave salvezza ma anche in ottica playoff. Per la Serie D di calcio la Pistoiese incontra Progresso. E come abbiamo visto dai titoli, andiamo in Piazza San Lorenzo, dove dopo l'annuncio dei due locali di lasciare la piazza, tra quelli rimasti c'è chi lamenta un calo del lavoro che alimenta l'incertezza nel futuro. E spera di arrivare in fondo, ma senza aiuti, senza niente, non saprei minimamente dire. Si spera. Solo speranza. Usa la parola speranza Jomer, che con la mamma gestisce l'Even Sent Caffè, nel parlare di quanto l'attività possa resistere visto il calo di lavoro dopo l'avvio del cantiere in Piazza San Lorenzo. La situazione al momento è un po' critica, sinceramente, perché chiudendo la piazza in questo modo il passaggio della gente è sicuramente diminuito. Noi siamo al momento meno della metà del lavoro che facevamo prima, e non sappiamo come andrà poi a finire, perché al momento i lavori sono anche fermi, quindi vedere una piazza così chiusa e soprattutto non si stanno neanche lavorando fa ancora di pensare ancora di più, cioè quanto durerà ancora questa situazione. Dopo che due attività hanno già annunciato l'abbandono del quartiere per trasferirsi in altre zone di Pistoia, il bar è una delle ultime rimaste che, trovandosi in un punto raggiungibile solo a piedi, forse è quella che più sta risentendo dei cambiamenti alla piazza. Una situazione che durerà ancora a lungo e che è arrivata come l'ennesima tegola dopo le difficoltà causate dalla pandemia e dalla crisi economica. Avete valutato la possibilità di spostarvi? Al momento sinceramente non l'abbiamo valutato e non ce lo possiamo neanche permettere, perché alla fine noi siamo aperti dal fine del 2018. Lavorato bene, abbiamo lavorato solo un annetto, perché poi è iniziato il Covid e ci siamo rialzati. Poi è iniziata la crisi con tutte queste guerre e tutto quanto e ci siamo rialzati piano piano. E ora c'è stata di nuovo tutta questa fatto dei cantieri che ci sta ributtando giù. E quindi non è proprio facilissimo ora trovare anche un altro posto e comunque spostarsi di qui, perché sicuramente poi verrà anche un bel lavoro, perché come progetto di rivalutazione della zona sicuramente migliorerà la situazione, però nel frattempo ci dicono di avere pazienza, ma arrivare a fine dei lavori la pazienza non basta per andare avanti. Si pensa ad un atto di bracconaggio per quello che ha causato la morte del lupo nei boschi, nei pressi di Pistoia. A trovare la carcassa dell'animale, i carabinieri forestali di Pistoia, che stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire le ragioni della morte dell'esemplare, seguendo in particolar modo appunto la pista del bracconaggio. Il lupo, ricordano i carabinieri forestali, è una specie particolarmente protetta a livello nazionale ed europeo, ed il suo ruolo di predatore nella catena alimentare consente di contenere le popolazioni di ungulati come cinghiali e cervi. Lo abbiamo visto dai titoli. Legambiente ha pubblicato l'annuale rapporto sulla qualità dell'aria, ma l'aria di città. La provincia di Pistoia ha registrato alcuni sforamenti, ma ancora sotto il livello di infrazione europea. Legambiente ha pubblicato il report annuale sulla qualità dell'aria sul nostro territorio. Com'è la situazione? La centralina di via Signorelli ha fatto 9 superamenti in tutto l'anno. Montale un po' più,
più preoccupante, perché ne ha fatti 28 e il limite è 35. La maggiore, diciamo così, criticità è nella Piana Lucchese, dove nella zona di Capannori si è superato per 38 volte il limite consentito. Entro il 2030 la Comunità Europea ha deciso che andranno abbassati ancora i livelli minimi di sopportabilità, e quindi bisogna darsi da fare per un cambio di passo molto presto. Quali sono nelle nostre città le principali fonti di inquinamento dell'aria? Traffico veicolare, dal riscaldamento e dagli allevamenti intensivi. Per esempio a Firenze il nostro circolo ha fatto una prova. Sono partiti con una macchina, un ciclomotore, una bicicletta e una a piedi. Per fare 5 km praticamente la bicicletta ha messo 20 minuti, la macchina ce ne ha messi 45, la tranvia è arrivata terza, ultima a piedi naturalmente, perché a piedi è un po' più difficoltoso. Si parla tanto anche dei 30 km orari che possono influire sulla circolazione, questo non è vero. Bisognerà razionalizzare anche il consumo di energia con le nuove fonti di energie rinnovabili, ma chi non può può utilizzare il 50% di sconto rottamando la vecchia caldaia e utilizzando le caldaie di ultima generazione, che sono le caldaie a condensazione. Gli allevamenti intensivi ne abbiamo pochissimi, però insomma arrivare sempre il prima possibile a attività agricole biologiche che possono consentire ai cittadini prima di tutto mangiare bene e anche quindi difendersi dalle emissioni di PM10. A seguito delle frane che si sono verificate nei giorni scorsi a causa del maltempo, sono interrotte le strade provinciali di Val di Forfora, tra Crespole e Calamecca, e la Nievole a Vaglio, in cui il recente maltempo ha aggravato la condizione di una frana che aveva già in precedenza imposto la chiusura della viabilità. Venerdì si è verificata poi anche una frana sulla provinciale Pistoia Femmina Morta, che però è già stata liberata senza rendere necessaria l'interdizione al traffico della via. E rimaniamo in tema di frane. Ancora una volta si mostra evidente come la mancanza di un'adeguata pianificazione territoriale e della relativa attività di controllo siano tra i maggiori fattori alla base dei dissesti idrogeologici. È quanto scritto in una nota dai carabinieri forestali impegnati in questi giorni nelle province di Pistoia e di Prato, sia in controlli preventivi sia in interventi su emergenze legate al maltempo. Resta alta l'attenzione dei carabinieri forestali, spiegano i militari, per vigilare sull'applicazione del vincolo idrogeologico istituito dalla legge Serpieri e per tutelare il territorio e l'ambiente da attacchi speculativi di tipo urbanistico ed edilizio. E a proposito di maltempo, la sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso per domani, domenica 3 marzo, una nuova allerta meteo di codice giallo per vento forte, rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. E adesso voltiamo pagina, parliamo di politica, ci avviciniamo infatti alle amministrative di giugno e andiamo a Montecatini, dove Edoardo Fanucci, candidato a sindaco appunto di Montecatini Terme, ha presentato la sua alleanza con Ettore Severi, già sindaco di centrodestra della città termale per due mandati dal 1999 al 2009. Edoardo Fanucci, già lanciato nella corsa sindaco di Montecatini Terme, nato e cresciuto nel Partito Democratico, confluito nell'Italia Viva di Renzi e Ettore Severi, per due mandati sindaco di Montecatini Terme con la sua lista di centrodestra dal 99 al 2009. Prima in forze opposte, ora uniti nel nuovo progetto di una nuova Montecatini, un patto per la città. Quale sia questo patto lo spiega lo stesso Severi. Beh, è un patto apolitico, partendo da esperienze politiche diverse, quasi opposte, ci riuniamo su un progetto città che ci unisce idealmente rispetto a una città che è rimasta al palo e non è riuscita assolutamente ad esprimere negli ultimi anni un programma e soprattutto un obiettivo da raggiungere. Al progetto unitario tra Fanucci e Severi saranno chiamati a farne parte anche altre figure della vita economica della città,
a partire da Andrea Bonvicini, che porta con sé, grazie alla sua lista Progetto Montecatini, imprenditori, commercianti, albergatori. Oggi la cross coalition alla tedesca ritengo sia la strada migliore per portare idee, entusiasmo e anche un affetto a questa città che ne ha bisogno. Per Ettore Severi, quali sono i punti salienti, i punti più importanti? Indubbiamente dobbiamo tenere fermo il tema della proprietà pubblica, dei beni strategici delle terme, perché sono anche dei monumenti nazionali, ma non dobbiamo chiuderci all'investitore privato per quelle destinazioni non attualmente considerate storiche, ma strategiche, per riportare turismo di qualità e soprattutto ristabilire un senso al nostro simbolo termale. Qual è l'obiettivo comune? Io l'ho chiamato sabato alle Panterai e prima ancora di sapere del suo sostegno il cosiddetto piano Severi, un piano fatto di infrastrutture, marciapiedi, strade, decoro urbano che può rimettere in moto la città. Abbiamo la possibilità di contrarre mutui, l'ente locale può farlo, abbiamo nel bilancio del comune la possibilità di farlo, lo certificheremo, vogliamo replicare quel progetto e vogliamo anche con questo passaggio offrire una città più decorosa, pulita e sicura. Non basta, perché noi intendiamo anche con l'arte, la cultura e col nuovo polo scolastico dare dei segnali chiari. Un altro comune che in primavera andrà al voto è quello di Monsummano Terme, dove si è presentato alla città il candidato a sindaco per il centrodestra Paolo Venturini, in corsa in una coalizione di cui fanno parte, insieme alla lista civica Venturini sindaco, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e la lista Giuseppe Mignano per Venturini. Un oratorio San Carlo gremito lo ha accolto tra gli applausi di cittadini e sostenitori. Venturini dal palco ha raccontato parte del suo programma per Monsummano Terme in una chiacchierata condotta dal giornalista Gabriele Galligani. Una delegazione del Partito Provinciale di Fratelli d'Italia ha fatto visita alla Questura di Pistoia, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Pistoia, al Commissariato di Montecatini Terme e alla Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Montecatini Terme per esprimere solidarietà alle forze dell'ordine. Sono il nostro presidio di sicurezza, hanno scritto in una nota i membri della delegazione, per questo ci batteremo sempre per proteggerle. Andiamo a Quarrata, anche la città del mobile infatti si è mobilitata per la pace in Palestina e in Ucraina. Stiamo spendendo la bellezza di 104 milioni di euro al giorno, lo ripeto, 104 milioni di euro al giorno per le spese militari. Associazioni Unite per una giornata di mobilitazione per il cessate il fuoco in Palestina. È successo a Quarrata, dove l'iniziativa, inizialmente prevista in Piazza della Vittoria, si è svolta nella sala consiliare del Palazzo Comunale di Quarrata a causa del maltempo. Quello sta succedendo a Gaza, quello sta succedendo in Ucraina, quello sta succedendo in tutte le guerre nel mondo, non è accettabile, non è comprensibile. Lo dico da sindaco, lo dico da padre, lo dico da cittadino e da uomo. Occorre vincere il torpore, l'indifferenza della gente attorno a questi problemi, perché si sta respirando un clima estremamente pericoloso. C'è una responsabilità dell'Europa, perché in questo momento si balbetta di aiuti umanitari, ma non si ha il coraggio di adoperare nei confronti di Israele e dei crimini che commette Israele quella politica di fermezza che si è adoperata nei confronti della Russia. È molto importante in questo momento informare, far conoscere della questione del conflitto palestinese-israeliano, diverso da quella che è la narrazione ufficiale mediatica dei giornali principali e, come sappiamo, come abbiamo avuto modo di constatare, della RAI, con le vicende legate alle parole di Gali, un musicista che ha un altro mestiere e che per primo ha osato, ovviamente fa virgolette, parlare della guerra e parlare del genocidio, quando già a livello internazionale la Corte Internazionale di Giustizia si è già pronunciata nel senso di dire che probabilmente è in corso un genocidio.
Vannino Chiti, già sindaco di Pistoia, presidente della regione e ministro del governo Prodi, è stato eletto presidente dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Succede a Giuseppe Matulli, recentemente scomparso. Chiti è stato eletto all'unanimità dal Consiglio dell'Istituto. Matteo Mazzoni rimane il direttore. Le congratulazioni a Chiti sono giunte anche dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Presto un incontro, ha scritto Mazzeo, per costruire nuove iniziative insieme. È stata presentata a Pistoia la 68esima edizione del premio letterario Ceppo, che si terrà a partire dall'8 marzo. Dall'8 marzo al 5 maggio si svolgerà a Pistoia la 68esima edizione del premio letterario internazionale Ceppo. La giuria letteraria ha annunciato la terzina del premio Ceppo Racconto con i riconoscimenti a Giovanna Di Marco, Alessio Mosca ed Ezio Sinigaglia ed il premio Ceppo per l'infanzia e l'adolescenza vinto da Nadia Terranova. Da segnalare anche il progetto inclusivo degli studenti dell'Istituto Professionale Einaudi dedicato per quest'anno scolastico 2023-2024 all'insegnamento e all'eredità culturale di Don Lorenzo Milani. Da tre scrittori in qualche modo sperimentali, tre scrittori che in qualche modo tengono molto alla forma del racconto, quindi non solo ai temi che vengono trattati e anche con un'attenzione alla lingua, ai dialetti. Abbiamo voluto valorizzare questo certosino lavoro di scouting e di promozione che le case editrici fanno. Poi Nadia Terranova, premio Ceppo per l'infanzia e l'adolescenza, legata al premio Ceppo Ragazzi, con due grandi novità: il Ceppo per le parole per star bene, vogliamo educare all'affettività, quindi attraverso le parole della scrittura, del racconto. Naturalmente tutto questo grazie alla Fondazione Caripit, alla Fondazione Chiantibanca, che proprio sostengono questi progetti educativi. L'innovazione di quest'anno è le parole del Ceppo per stare bene. Per stare bene perché abbiamo capito, anche tramite una ricerca universitaria, che leggere riduce lo stress anche del 68%. Quindi è importantissimo, aiuta a stare bene con se stessi, aiuta anche a condividere, ritorna anche l'impegno sociale con i ragazzi dell'Einaudi, che quest'anno hanno fatto gli elaborati su Don Milani e che verranno premiati poi al Teatro Bolognini. Il colore, sensazioni ed emozioni è la mostra inaugurata al Palazzo del Turismo di Montecatini Terme dalla pittrice Monica Giovannini. 29 opere, di cui 5 dedicate a Montecatini Terme, quadri in cui il protagonista è il colore, colori e pennellate con l'obiettivo di portare su tela le emozioni e le sensazioni di Monica Giovannini. I colori sono frutto del mio essere, di quello che ho dentro in quel momento, e è un modo di scaricare anche me stessa nel colore. È una... Ho ricominciato a dipingere proprio durante il Covid e per me è stata una valvola di sfogo. Sono comunque tutte opere che io sento di rappresentare, perché luoghi che vedo nelle mie camminate, che amo molto camminare nella natura, e sono frutto di sensazioni ed emozioni che io provo. La mostra di pittura di Monica è organizzata e promossa dall'Associazione Sviluppo Val di Nievole con il patrocinio del Comune di Montecatini Terme. Come vedete, qui abbiamo dei quadri che rappresentano alcuni degli stabilimenti termali della città di Montecatini Terme, ed è proprio in base a queste iniziative che noi andiamo ancora più a valorizzare il territorio e le sue eccellenze. È nato grazie, diciamo, a un'amica in comune tra me e Monica, che è mia madre, che è un'appassionata di arte, e questo ha contribuito a essere ancora più legato a questa mostra, a questo evento che abbiamo organizzato per tutti gli appassionati di arte del posto.
E con Monica Giovannini riapriamo questa stagione del Palazzo del Turismo. Il Palazzo del Turismo storicamente a Montecatini ha due funzioni, uno quello di accoglienza turistica, di appoggio ad iniziative legate al turismo, l'altra un po' più legata al mondo dell'arte, alle esposizioni, alla possibilità di far vedere le opere d'arte da parte degli artisti del territorio. La mostra sarà visibile tutti i giorni fino al 10 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Con la presentazione dell'ultima edizione del bullettino storico pistoiese ha preso il via la nuova edizione di Leggere, Raccontare, Incontrarsi. Nella sala Gatteschi della Biblioteca Forte Guariana di Pistoia ha preso il via la nuova edizione di Leggere, Raccontare, Incontrarsi, un programma di presentazione di libri e conferenze organizzato fin dal 2009 grazie alla collaborazione tra Biblioteca San Giorgio e Biblioteca Forte Guariana. A inaugurare la nuova edizione è stata la presentazione del Bullettino Storico Pistoiese 2022, pubblicato dalla Società Pistoiese di Storia Patria a partire dal 1899. È una rivista annuale specializzata sulla storia di Pistoia e del suo territorio, che nel corso degli oltre 120 anni di vita ha visto la collaborazione di numerosi studiosi pistoiesi e non. Di cosa parla questa edizione? Ci sono moltissimi interventi, si tratta di un periodo molto lungo, a partire dal XII secolo circa, quindi dal piano medioevo, fino ad arrivare al 500-600 con vari contributi di vario genere, dalla storia dell'arte alla storia vera e propria, alla pubblicazione di documenti, e quindi un panorama piuttosto vasto che raccoglie un po' i lavori svolti nel corso degli ultimi anni e che appunto vengono pubblicati, come succede tutti gli anni, sul bullettino appunto. La nuova edizione di Leggere, Raccontare, Incontrarsi, come si sviluppa quest'anno? Questo è il primo di 13 incontri che arriveranno, si concluderanno con il mese di maggio. Tutti questi incontri sono volti a promuovere autori pistoiesi oppure storie, libri che riguardano quindi la storia della città di Pistoia e del suo territorio. E gli argomenti sono diversi quelli che verranno trattati. Il programma complessivo di questi incontri può essere visto quindi e letto sia sul sito della San Giorgio sia sul sito della Biblioteca Forte Guariana. Con la cronaca ci fermiamo per alcuni minuti per lasciare spazio alla rubrica a cura di Don Diego Pancaldo, Cronaca e Fede, a seguire la pagina sportiva a cura di Leonardo Cecconi. Noi ci vediamo subito dopo per le ultime eventuali aggiornamenti per quanto riguarda la cronaca. Buonasera, vorrei sottolineare due interventi importanti e molto chiari della Santa Sede in questi ultimi giorni. Il primo è quello del Papa, che ieri appunto ha detto: vorrei sottolineare una cosa, è molto importante che ci sia questo incontro tra uomini e donne, perché oggi il pericolo più brutto è l'ideologia del gender che annulla le differenze. Una posizione chiara che già il Papa in precedenza aveva preso su questa mentalità ideologica veramente negativa e fuorviante. L'altro intervento è quello del Cardinal Parolin, che in un'intervista al Timone definisce terrificante l'idea espressa dal Presidente della Repubblica francese Macron di inviare truppe per combattere in Ucraina, truppe della NATO. Questo è chiaro, porterebbe a degli scenari di rischio di guerra nucleare nemmeno tanto difficili da accogliere. Ma vorrei dire anche che terrificanti sono le immagini che giungono da Gaza. Quando si spara su civili affamati, credo che si sia raggiunto un punto limite. E se si devono necessariamente, giustamente, senza se e senza ma, condannare le violenze del terrorismo islamista di Hamas, credo lo si debba fare anche quando si spara su donne e bambini affamati da parte dei soldati israeliani. Buonasera.